Questo è un esemplare rarissimo, direi francamente il primo che ho visto e ho trovato qui nella zona dell'Abetone, di una Amanita verna. Ora ve ne spiego un momento le caratteristiche. Gambo piuttosto lungo, dai 10 ai 15 cm, con una gonnellina nel era un tuono piuttosto tonante, con uno stacco all'attacco del gambo al cappello, come si vede, le lamelle sono distaccate dal gambo, lo si nota molto facilmente, il cappello di 8-10 cm con un piccolo ombone al centro, qualche volta giallastro. Il gambo è ripieno, è pieno, come si vede, l'odore è non gradevole, specialmente negli esemplari piuttosto adulti come questo. In un primo tempo avevo creduto che si potesse trattare di un'amanita virosa, anch'essa mortale, una delle tre amaniti mortali, oltre alla falloide, queste due, però la differenza evidente è nel gambo, perché l'amanita virosa nel gambo c'ha tutta una serie di piccoli reticolati, di striature, tipo, come dirci, ora mi viene in mente, ve lo dico, tipo cotonatura, mentre questa è tutta liscia. Questa quindi è indiscutibilmente una amanita verna mortale, addirittura dice più mortale della falloide, semplicemente perché essendo molto più rara è più facile confonderla con dei funghi bianchi che sono commestibili, tipo per esempio la Psagliota arvensis o prataiolo, la Psagliota nivescens, la Lepiota naucina. Quindi questo si può sbagliare. Questo comunque è senz'altro, ripeto, una amanita verna. Stop.